Si chiama Willem Holleder, sarebbe stato riconosciuto come colpevole perché avrebbe ordinato una serie di omicidi di figure di spicco per quanto riguarda la criminalità organizzata del mondo intero. Un curriculum vasto a livello criminale, un curriculum che gli avrebbe consentito di portare il soprannome di Padrino Olandese. Fu molto famoso negli anni 80 per via del sequestro dell'imprenditore Freddy Heineken, il patron della birra per eccellenza. Per un lungo periodo di tempo ci fu un processo estenuante per omicidio in Olanda, nel corso dell'Outlaw Bunker in Amsterdam. Hollander, che oggi ha 61 anni, sarebbe stato condannato all'ergastolo per ben 5 omicidi. Un omicidio colposo, dopo il sequestro di Heineken Hollander, sarebbe stato a lungo un gangster. Decisiva testimonianza chiave di una sorella, Astrid, avrebbe registrato in maniera segreta le loro conversazioni dell'altra sorella, Sonia. Vi ringrazio in primis per la visione e in secondis per l'ascolto di questo video di oggi. Un caro saluto a voi, iscrivetevi al prossimo video narratore italiano.